La società A4 Brescia, Verona, Vicenza, Padova avrebbe dovuto ultimare e consegnare il casello autostradale di Montecchio Maggiore mesi fa. Ora, con l'imminente conclusione degli ultimi chilometri di superstrada Pedemontana Veneta, si prospetta una situazione di grande disagio per la viabilità del nostro territorio. A dichiararlo il sindaco di Montecchio Maggiore che torna alla carica sulle tempistiche prospettate, insieme ad altri sindaci che insistono su un territorio già provato dai rallentamenti al traffico dettati dai numerosi cantieri in corso. Le aperture della pedemontana e del nuovo casello devono coincidere, perché in caso contrario l'area dell'attuale casello di Alte si troverebbe paralizzata dall'enorme mole di traffico che si riverserebbe senza alcuna possibilità di sfogo in una zona che deve già fare i conti con i rallentamenti provocati dai cantieri della TAV. Se disgraziatamente si aprirà anche la pedemontana prima dello spostamento del casello, effettivamente non sapremo se non magari utilizzare l'elicottero per muoverci all'interno del traffico. Preoccupazione evidenziata all'indomani delle ultime informazioni diffuse ieri dalla Regione a margine dell'inaugurazione della bretella dell'Albera su un possibile ulteriore slittamento del nuovo svincolo autostradale. Brescia-Padova deve consegnarci il casello a Montecchio, adesso girano informazioni che non è più ottobre, non è più novembre, non è più dicembre, ma si parla di febbraio, forse marzo, per noi significa un disservizio ai cittadini. Il rischio rilevato dai sindaci è che si intasino le vie di Alta e Ceccato e delle zone limitrofe, pertanto chiedono una data certa per l'apertura del casello. Ci auguriamo che questo sia l'ultima proroga e che Autostrade ci mandi quanto prima una data certa per lo spostamento del casello.